Alla Lorenzini da Vinci perché c'è un evento importante, perché questo istituto si contraddistingue per la sua capacità di viaggiare in tutta Europa e qui con il dirigente scolastico abbiamo la console generale di Francia. Che idea si è fatta di questo istituto di ragazzi? Parliamo di scuole dalla materna fino alle scuole medie. Vorrei salutare il lavoro fatto dell'Istituto Leonardo da Vinci perché avere questo obiettivo di sviluppare la cooperazione europea è molto importante, non solo per l'Italia ma anche per tutti i paesi europei. E per dare ai giovani l'occasione di conoscere bene un'altra cultura, un'altra lingua, è molto molto importante per il loro futuro. Presidente, facciamo un po' un excursus di quello che è stato quest'anno e soprattutto che bilancio tracciamo. Sì, questo evento a scuola, essendo cittadino europeo, nasce con l'intento di diffondere i risultati dei tre progetti Erasmus che si sono conclusi lo scorso anno scolastico e che hanno visto protagonisti ragazzi e docenti che sono stati impegnati in mobilità in sei paesi europei, tra cui la Francia, il paese della console. Cosa dire? È stata un'esperienza entusiasmante, la scuola ha investito tantissimo, soprattutto in termini di risorse umane, perché siamo una scuola consapevole di essere parte attiva di uno Stato che è stato tra i fondatori dell'Unione Europea e soprattutto abbiamo assunto alla base del nostro agire nel nostro quotidiano tra i valori fondanti della Costituzione europea, il valore dell'educazione e della convivenza, la convivenza europea, ma oserei dire globale, in quanto ci siamo interrogati su quello che è il futuro che vogliamo costruire per i nostri giovani e proprio la Costituzione europea ci pone tra i valori che dobbiamo difendere e tutelare, quelli della pace, della convivenza democratica, dello scambio, del confronto, dell'accogliere l'altro inteso come ricchezza e non come diversità. E questa sera i nostri ospiti potranno sperimentare le esperienze, le sfide, i successi che i nostri ragazzi e i nostri docenti hanno vissuto durante i tre progetti, sia nelle mobilità all'estero, ma anche e soprattutto nelle mobilità qui nella nostra scuola.